Sabato mattina, presso i locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuto un incontro formativo per parlare della patologia demenziale nella società di oggi. Per patologia demenziale si intende la degenerazione progressiva del sistema nervoso centrale, che si manifesta da un punto di vista clinico con una serie di disturbi cognitivi, della memoria e della capacità di pensiero, tra i quali una ridotta capacità di memoria a breve e lungo termine. La demenza colpisce principalmente la memoria, mentre il delirio interessa principalmente l'attenzione. La demenza inizia solitamente gradualmente e non ha un punto di inizio definito. Il delirio compare improvvisamente e spesso ha un punto di inizio. Sono intervenuti il dottore Pio Capraro, lo psichiatra Fabio Di Pietra, la psicologa Angela Caruso, l'avvocato Rossella Giannone e il magistrato Giovan Battista Tona. La demenza senile è purtroppo un argomento molto importante nei nostri tempi perché, a parte il costo sociale della persona ammalata, è più che altro la sofferenza dell'individuo perché rientra nella anormalità. È una persona completamente estranea a determinati contesti sociali ed è una sofferenza abbastanza grave. Oggi cercheremo di capire la motivazione di questa patologia abbastanza grave e eventualmente le vie di riabilitazione e la soluzione completa. Il dottore Capraro, il nostro socio, ha ritenuto interessante indire questo convegno per spiegare la problematica sulla demenza senile, che purtroppo comincia a diventare una piaga non indifferente per la società. I relatori riusciranno a far capire quali sono le problematiche che portano a questa malattia per poter quantomeno anzitempo prevenire, se c'è da prevenire, per evitare strascichi nella gestione del paziente. A livello psichiatrico soprattutto ci si ritrova a fronteggiare le manifestazioni comportamentali, l'irritabilità, l'irrequietezza, l'aggressività, le angosce, le paure di essere derubati o di essere abbandonati e le turbe dell'umore, la depressione che spesso si associa al deterioramento, per cui i disturbi del sonno, sostanzialmente tutto un corteo sintomatologico correlato e secondario che può essere efficacemente fronteggiato e corretto, mentre sul deterioramento mentale possiamo poco, possiamo cercare un po' di rallentarlo, di prevenire in alcuni casi, sulle manifestazioni di rilevanza psichiatrica correlate alla demenza possiamo intervenire efficacemente con gradualità, tenendo conto dell'età, delle patologie associate, però si riesce a rendere più vivibile, più affrontabile questo sofferto percorso di vita.